Ciao, sono Woody Tontube e benvenuti a un nuovo video. Oggi ascoltiamo questo pedale, l'Alastor di DPFX, pedale artigianale dalla Grecia. Prima di iniziare, come al solito, voglio ricordarvi di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina in modo da ricevere una notifica ogni volta che carico un video, fare like se vi piacciono i miei video e venite a trovarmi anche su Instagram, Uri Baranes Guitar Studio. Buona apertura! DPFX è un costruttore di pedali che si trova in Grecia e l'Alastor è il loro overdrive. Questo pedale è molto interessante perché ha all'interno tre stadi di amplificazione che riproducono in maniera molto credibile il suono di un amplificatore valvolare. Da un punto di vista dei controlli abbiamo un equalizzatore a due bande, bassi e alti, il volume e due stadi di guadagno. Abbiamo il classico drive di ogni overdrive e con questo switch qua in alto, se lo vedete, è possibile attivare questo secondo controllo distortion. Questo conferisce al pedale una notevole versatilità. Possiamo andare dal clean boost più delicato fino alle distorsioni parecchio arrabbiate. Comunque sia, come avete anche sentito dal brano di apertura, il pedale dà il suo meglio nell'ambito low medium gain e veramente lì suona molto molto bene. Da un punto di vista grafico, DPFX dà la possibilità di selezionare la grafica che voi volete per ogni pedale che fabbrica, è fatto tutto a mano ovviamente. Adesso passiamo alla sezione del looper e conosciamo meglio questo Alastor di DPFX. We'll be right back.
Allora che dite? A me questo Alastor è veramente piaciuto. Il fatto di avere due storie di guadagno e due bande di equalizzazione lo rende estremamente versatile. Se cercate un prodotto di qualità, artigianale, un overdrive diverso dal solito e anche customizzabile dal punto di vista grafico, beh, vi consiglio di provarlo. Vi lascio il link in descrizione qui sotto. E DPFX costruiscono veramente effetti straordinari. È tutto per oggi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, fate like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e fatemi sapere qua sotto nei commenti quali sono i vostri overdrive preferiti o quali secondo voi dovrei provare. Ci vediamo presto!